fare. Yes? Ok, vediamo, lo vediamo. Questa è la stazione Termini di notte. Via Giulitti, via Marsala, ai lati della stazione sono una distesa di cartoni e corpi. Dopo la chiusura, l'interno della stazione diventa un ottimo rifugio per insetti, gabbiani, piccioni e libri di Bruno Vespa. È assolutamente vietato invece l'accesso agli uomini. I macchinari, gli oggetti e i prodotti dei negozi vengono protetti dalle intemperie. Dispongono di elettricità 24 ore, servizi igienici e massima sicurezza grazie alla rete di telecamere a circuito chiuso sempre attivo che serve a proteggere gli oggetti dall'essere umano. Essi vengono puliti, curati, desiderati, venerati. L'uomo invece non si lava, puzza e va disinfestato. Ciao. Ce l'hai il cocomero? Lo scambio di libri per me è molto importante. Continuerà a ribellarsi e non credere mai che di fronte a te tu hai una persona intelligente. Più sono intelligenti e più sono beoti, più sono intelligenti e più vanno incastrati. Una mummia praticamente. Madonna mia. Questo se uno riuscisse a tagliare tutti le e lo va a vendere. Siamo a Pineta Sacchetti. Qui ci sta la libreria. Telecamere che cerca di vendere. Questo è il rappresentante infame della telecamera. Lorenzo, cosa questo pomodoro dove ci porterà? Ma l'ho lanciato? No, ma sei un infame. Cazzo, tu non hai idea di come stai uscendo, Lorenzo. Sembri una rockstar, cazzo. Cross Diagonal Restaurant. Di croce diagonale. Minchia, onesto, pensa un po'. Tu vai dentro e rimani stuprato, trovi la gente nuda. Non lo so, bisognerebbe andarci. Barcellona? Ah, ma perché eri stato in Spagna? No, non è mio questo, è di mio padre. Che è un bandierino del liscio. È il Gurdjieff, quarta via.
sacco di cose, cioè che poi col testo ballo del liscio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Mi avrebbe fatto secondo me portare la prima. Una domanda. Credete che sia meglio vivere, come diceva Jung, l'esperienza astrale e poi leggere attraverso Steiner, René Guénon, oppure piuttosto fare come altri che René Guénon, vari altri, per riuscire a tradurre, quindi a portare nella realtà l'esperienza. L'esperienza corporale va tradotta in un linguaggio, quindi processata dalla mente cognitiva, la neocorteccia, oppure cioè, se non è sufficiente, si accontentate di avere tutto questo. Cioè riuscite a portare il rettile nella mia corteccia e a dare la spinta propulsiva per. È meglio difficile a capire, non capiamo bene. Vivete l'esperienza e poi la capite domani. Cioè cercate più di fare un approccio, per esempio questa qui non riuscirà a farci volare. La palla, la palla. No, questa per me è la più cagna, l'altra la più pianta, la più pianta. Come se si può, si danza, si fa, si fa. Le patatine, e questo mi stava con. No, non fallo perché. Perché hai compleanno. Cosa si prova a essere diagonali rispetto al piano? Situarsi diagonalmente nella vita, sempre in una situazione salita, come ci si sente essere portatori di questa filosofia nel mondo? Verso un obiettivo. Positivi. Positivi? Sì, positivi, guardiamo il lato positivo. Questo, cioè, il discorso del andare con la testa più avanti dei piedi, non è forse un volersi portare troppo oltre, senza aver chiesto, senza aver detto, vediamo, come l'ha vissuta questa? No, la vivo bene. Quotidianamente? Quotidianamente, sì. Della giornata, come viene? Ovviamente uno rimane sempre fisico e non fa. Senti la necessità sempre di sentirti che stai dando il meglio. Cosa, sì. Questa ogni giorno, quindi pratichi questo metterti in diagonale per cercare di metterti in questa posizione. Di meglio. Quindi anche la mattina, quante volte al giorno ti capita questo sintomo? Non ricordo. Succede? Una decina. Decina di volte. Come è iniziata la. È stato diagnosticato qualcosa o esce così. Ancora non so andare all'analisi, poi non lo so. Ah, quindi un sintomo che si è presentato da sé. Quindi a causa forse di qualcuno che non c'è riuscito. Non lo so, da sé. Lorenzo, come pensi tu di propendersi in avanti? Cioè, ti senti più propenso in avanti o propenso indietro? No, centrato, né nel passato né nel futuro. Presente. Cioè, quindi vi buddismo zen. Così. Quindi migliorarsi. Esatto. Quindi migliorarsi è una questione di evitare di peggiorarsi. Di sbilanciarsi. Cioè un controbilanciarsi. Nel passato, nel futuro. Lui è un centrista.
siete su posizioni completamente diverse. Un avantista, un centrista. Io sono troppo indietro, sono troppo avanti, non riesco mai a... Ma tutti si molto mezzo. Sei un estremista. No, estremista. Come potreste bilanciare una stretta di mano, per esempio, no? Una stretta di mano, un segno pacifico. Proviamo. Però ci vorrebbe chi va indietro. Vado io che sono. Io sono un passatista. Vedi, prima forza, seconda forza, terza forza a unire gli opposti. Da così ce le due. Speriamo che vada. Signora, lei che vive così sempre nel passato, ha deciso di ancorarsi ancora a questa casa, ai suoi ideali, il capello, non si è rifatto anche il. Non si sente, io sono portatore del futuro. No, non mi interessa. Quindi non mi interessa, allora cercherò di correre così. Cazzo, è la stessa di Sha. Come ci si sente essere padri in questo mondo di merda? Chiediamolo. Sei seduto! E adesso cantone il cagnolone! Quel cagnolone poi si alza e diventa una scimmia bipede! E da scimmia bipede comincia a camminare e a correre e andare dove vuole! Sì! Sì! Vieni qua! Dai, se va a correre, si capisce dove devi andare, dove fa! Ciccio! I am the boss! Because I am the leader! The fight the hands! Set a new standard! Step up! Step up! Step up! Now I am the boss! The fight the hands! Set a new standard! Step up! Step up! Last night, my urgent soul hospitalized me. I'm so mean, I'm embarrassing. Fuck. Intenzione, determinazione. Intenzione. That is a very mean and nasty place that I don't care about one. You will beat you to your knees and leave you there permanently if you live. Now, if you know what you want, then go get what you fucking want. But you have to be willing to take a hit and keep moving forward.